Ciao a tutti e benvenuti in questo video un po' diverso dal solito. Allora, come potete vedere nel titolo, questo video praticamente celebra la mia impresa di essere riuscito a fare una catena da 999 in Final Fantasy XII, però ho pensato, piuttosto che lasciarmi andare alla sola vanagloria, perché non far vedere ai miei iscritti, a chiunque incapperà in questo video, come sono riuscito a fare una catena di 999 in poco più di un'ora alla fine. L'impresa di per sé non è impossibile, però per riuscirci in così poco tempo avremo ovviamente bisogno dell'edizione rimasterizzata di Final Fantasy XII per PS4, quella con il sottotitolo The Zodiac Age. Perché? Semplicemente perché tramite questo gioco è possibile velocizzare tramite un'opzione specifica la velocità di gioco fino al 400%, quindi praticamente una velocità quadrupla, il che praticamente ci consente di risparmiare un sacco di tempo che altrimenti avremmo dovuto investire nella vecchia versione PS2 alla, appunto, realizzazione della catena di 999. I tempi, in poche parole, vengono ridotti a quasi un quarto di quelli che sono necessari a velocità normale. Quindi, se avete anche voi una copia di Final Fantasy XII The Zodiac Age, proseguite pure nel video perché adesso vi farò vedere come io sono riuscito a fare questa catena. Normalmente la maggior parte vi consiglierà sempre di provare nelle miniere di Lusu sul ponte praticamente infestato dagli scheletri non morti, però io penso di aver trovato un'alternativa che potrebbe essere anche più fruttuosa in termini economici. Questa manovra, questa strategia può essere eseguita anche, diciamo, nelle prime fasi di gioco. Insomma, dovrete essere riusciti almeno ad arrivare alla giungla di Golmor, perché sarà proprio qui che noi tenteremo di fare la nostra catena. Il mostro che continueremo ad uccidere a Iosa sarà Pantera, che si trova proprio appena si entra nella giungla di Golmor dalla pianura di Osmond. Ora, è bene tenere a mente delle cose. La catena si interrompe ogni qualvolta noi ovviamente uccideremo un mostro diverso da quello che stiamo concatenando e ogni volta che toccheremo un cristallo o che accederemo ad un'area civile, quindi un'area priva di qualunque tipo di scontro. Per facilitare la catena e per impedire che questa venga rotta, vi consiglio di impostare questo tipo di gambit, cioè nemico debole a gelo e attacca. Questo perché il mostro che andremo a concatenare, Pantera, è debole a gelo e in questo modo scremeremo la maggior parte dei mostri che non dovremo attaccare, per esempio il Molboro, che si trova quasi nella stessa zona della Pantera. C'è un mostro però diverso da Pantera, anch'esso debole a ghiaccio, quindi quando arriveremo verso quel mostro dovremo stare particolarmente attenti e tenere sempre il dito pronto sul pulsante di fuga. Impostate anche per qualcuno un gambit che guarisca i nostri alleati dallo status pietrosi, uno status che verrà inflitto ai nostri compagni purtroppo diverse volte. Detto questo, la rigenerazione dei mostri avviene ogni volta che noi attraverseremo almeno due aree. E qui viene fuori anche il motivo per cui ho scelto la giungla di Golmor per fare questa catena da 999, perché proprio fuori dalla giungla c'è un pezzo talmente piccolo della pianura di Osmond che ci si impiega solo pochi secondi ad attraversare due aree per poi tornare nella giungla di Golmor e continuare la catena. Il metodo delle miniere di Lusu, a mio parere, aveva un'area un po' troppo larga da attraversare e inoltre l'area da attraversare per rigenerare i mostri da concatenare nelle miniere era piena di mostri, quindi c'era anche la possibilità che la catena venisse interrotta per un errore che non avevamo calcolato. Qui invece l'area che attraverseremo due volte per tornare nella giungla di Golmor è totalmente priva di mostri, quindi ci toglieremo un bel problema. L'ultimo motivo per cui vi consiglio di fare qui la catena è perché Pantera rilascia degli oggetti che vendendoli fruttano abbastanza, sicuramente di più di quelli che otterremmo uccidendo gli scheletri delle miniere di Lusu. In questo caso, Pantera rilascia quasi sempre una pelliccia di Yaguru e a volte delle pelli di buona qualità che si vendono a un prezzo ancora maggiore.
Adesso le ultime cose. Allora, i mostri pantera si trovano prevalentemente in questa zona, proprio nella zona iniziale, ma dovete stare attenti a non oltrepassare questi tre punti, perché al di là di questi tre punti, nel primo ci saranno le gargolle, nel secondo i molboro e nel terzo gli inferno, che sono ovviamente tre mostri che non vogliamo uccidere per non interrompere la catena. Vi ricordo che le gargolle anch'esse sono deboli a gelo e quindi dovrete stare particolarmente attenti quando arriverete in questo tratto. E ora che abbiamo preso tutte le precauzioni, possiamo cominciare. Thank you.
Questo, ragazzi, è come ho fatto una catena da 999 su Final Fantasy XII The Zodiac Age. Sì, ok, dai, citazioni a parte, questo è un metodo buono per fare appunto una catena da 999. Spero di esservi stato d'aiuto, spero che molti di voi ce la facciano così come ce l'ho fatta io. Avete visto, ci si mette un massimo un'ora e mezza. Io ci ho messo così tanto perché tutte le precauzioni che vi ho detto all'inizio le ho praticamente testate mentre facevo la catena, cioè ho capito dopo tipo una ventina di uccisioni che se mettevo un gambit per attaccare solo quelli deboli a gelo avrei attaccato solo le pantere, quindi un po' di cose le ho fatte nel cammino, ma se voi partite già così pronti vedrete che ci metterete ancora meno. Bene, io non ho altro da dirvi, spero appunto che questo tutorial vi sia stato utile, quindi anche per oggi è tutto, da Mattia Ammazzo. Ciao a tutti!